a 5000 like. Facilissimo, già 5000 like, semplice. Andiamo a Gotland! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Tamara Tramontana. Aiuto. Allora, scusate le condizioni, mi sono appena svegliata e ho detto ok, iniziamo a registrare da subito, perché sto per fare una sorpresa a mia sorella Lara. Vi spiego per quale motivo non sono sempre così tanto carina. Però io e lei purtroppo abbiamo 10 anni di differenza, quindi non riusciamo mai a stare tanto insieme o comunque bene insieme come si deve. Perciò ho deciso di ritagliare un po' di tempo con lei e poi ieri lei mi ha detto: Samara, mi raccomando, tornata da Formentera, portami un pensierino. E l'ho portato? No, ovviamente no. Quindi per farmi perdonare oggi la porterò in un posto molto carino. Non so come farò a riprendere, perché vabbè, quelli sono dettagli, però ci proviamo. Il posto in questione sono i gonfiabili sull'acqua a Litrescalo. A volte mi vengono queste idee di me, così, perché volevo regalarle un criceto, solo che i miei genitori mi hanno detto assolutamente no. Perché purtroppo, ora lo posso dire, poi è morta Nanga, il nostro camaleonte. Non so come ha fatto morire, però niente, ci accontentiamo dei nostri due cani, nonostante Ranga fosse di famiglia ormai. Allora, la parte sotto del costume non la metterò, quindi metterò un pantaloncino, dato che cadremo destra, sinistra, quindi voglio evitare che mi esca un party. Chi è che entra? Oh, mi fastidio. Ciao! Ciao mamma! Comunque mi è arrivata la borsa che aspettavo da un sacco di tempo. Ve la faccio vedere in questo video perché è stupenda. Io ragazzi sono felice con poco, però la borsa è della Saint Bart, non so se si pronuncia così. È bellissima, ci ha fatto bene, stupenda, colorata, bella, basta, ok. Non è un video sulla mia borsa, scherzavo, quindi direi che è arrivato il momento di prepararci. Anche la Lara si è preparata, magliettina, costume e scarpine. Non ho Sei pronta? Non ho idea dove stiamo andando, però ok. Non importa. Ti divertirai. Dopo. C'è anche Tullione. Ciao Tullione. Allora Lara, secondo te dove stiamo per andare? Allora, io sono in costume, okay. Quindi qualcosa dove c'è l'acqua. Madonna, tu sei quella intelligente della famiglia. Brava. Sei pronta? No. Cintura messa. Che caldo. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro. Dato che siamo quasi arrivati, ho deciso di bendare mia sorella, cioè di bendare di non farle vedere più niente, perché voglio che sia una sorpresa quando arriveremo lì. Perciò non voglio farle vedere il tragitto adesso, perché si capirà dove siamo. Perciò lei è in questa situazione, vomiterà perché non so guidare, ma non importa, perché deve essere una bella sorpresa come si deve. Giusto Lara? Sì. Perfetto. Chiudi gli occhi. C'è gli occhi così. Chiudi. Lara, ti vedo. Dammi il numero 9. Mi prendi te? No, scendi. No, Samara, ti prego. Vai. Prendi te. Samara, no, prendimi te. Scendi. Oh, ma era lì. Samara, prendimi te. Lara. Lara. Ragazzi, c'è un problema abbastanza serio. Non ci sono. Quindi... Va bene. Togliti la benda, tanto è venuto a cambiare. Wow. Eravamo venuti qua per andare ai gonfiabili sull'acqua, ma i gonfiabili sull'acqua non ci sono. Molto bene, no? Sei contenta? No. Sto cercando di andare in un altro posto. Problema numero uno: abbiamo solo 50 euro perché ho lasciato a casa la mia carta di credito. Problema numero due: non so se questo posto è aperto. Problema numero tre: non so se potrò fare dei video all'interno di questo posto. Problema numero 4, io non ho la parte sotto il costume. Le ho fatto chiudere gli occhi, ci riproviamo. Io raga spero ovviamente prima che i soldi bastino. Vai Lara, apri. È quello che vento? Sì! È quello che pensi, siamo d'accordo Lara. Sì. Sei contenta? Io mi aspettavo un po' di reazione. Sei contenta? Vabbè, allora sei pronta a vivere questa super giornata insieme alla tua sorellina? Cioè giornata, alla fine 3 ore stiamo, eh? Allora, per chi non sapesse che cosa fosse, in questo momento noi siamo all'Aqua World, che è un parco acquatico invernale in realtà, perché è al chiuso, però era più vicino a casa, ragazzi. Cioè, i gonfiabili sono stati bocciati, quindi noi ora andiamo al parco acquatico. Lara, è pieno di gente. Vabbè, ma non ti puoi lamentare per tutto? Sì. Hot dog per me, cibo per forza sempre. E? Pizzettina per la Lara. Allora, questi sono gli scivoli che faremo oggi. Ah, ma c'è anche la parte fuori. Figo, dopo andiamo qua. E ora siamo esattamente qui. Primo scivolo, andiamo. C'è scritto altezza minima 120 centimetri. Mi auguro veramente che questo nano di me possa farlo. Ah,
la rana. Ma che cacchio di rana è? Ora fammi il delfino. Il cane. Vaccino? Andiamo. Lei poverina non lo sa di essere storta come la sorella. Ora siamo uscite perché noi non siamo mai state all'Aqua World d'estate, sempre d'inverno, quindi tutte queste location non le abbiamo mai viste. Lara mi ha malamente abbandonato a bordo vasca perché lei è qui e io direi che non posso proprio entrare dentro questi scivoli. Allora dobbiamo salire sugli scivoli da sola senza Samara. Ho detto Lara, fai un video per il mio telefono. Il video 1, 2, 3, 4. Che bello Lara, sembra di stare in un posto un po' esotico, un po' tropicale. Figo. Ti piace? Cioè, quanto sei felice da 1 a 10? Infinito. Io vivo per questo. Vai. Guarda, fai un ballettino sulla pioggia. Può sembrare stupido, ma io vivo per far star bene mia sorella. Su le mani! Vai amore! Mamma mia! Stavo dicendo prima che mia sorella Lara scendesse che sembra una banalità, ma io vivo per la felicità degli altri. Sono troppo felice quando tipo Lara, Alice, i miei amici stanno bene e soprattutto se io riesco a farli stare bene. Quindi può sembrare una piccolezza, ma per me oggi è una giornata veramente importante. Quanto è bello questo 1 a 10? Bellissimo, perché ci sono le luci aperte, bellissimo. Qua piove ovunque, io non capisco le bollette come le pagheranno, perché pioggia ovunque, c'è tutti i spazi, prendi acqua. Posso dirti una cosa? La mamma ci spacca. Perché? Perché non hai messo la crema. Non me ne frega niente. Stiamo per fare il secondo scivolo, solo che c'è veramente tantissimissima coda e tra l'altro ci è andato tipo come un esponzio. Era per me e la Lara. Ora spegneremo il telefono, ci godremo questa piscina, questo divertimento. Ci vediamo dopo. Giornata finita. Abbruciare gli occhi. Dammi un goccio d'acqua per favore, grazie. Tutto ok? No. Giornata finita. In realtà ora stiamo andando a casa perché io fra poco avrò il concerto di Blanco, quindi dobbiamo prepararci. Come stai? Dimmi se ti sei divertita, dimmi qualcosa. Mi sono divertita tantissimo. Ok. È stato bellissimo. Ok. Grazie per questa giornata. Grazie a te amore. Grazie per i gonfiabili allo Scalo Milano. Allora ascoltami, non pensavo fossero chiusi. Se l'avessi saputo non ti avrei fatto venire. Cioè ovviamente non ci saremmo andati. Io mi sono divertita lo stesso. Grazie a tutti per aver visto questo video. Vi vogliamo bene. Ci vediamo nel prossimo video. Tutti i sabati alle 14:00 1:30. Vi vogliamo bene, grazie a tutti, ciao, e grazie anche a Carletto che mi edita i video, è fantastico.